Il paradiso delle signore, anticipazioni. Elvira aspetta un bambino. Lunedì, 11 novembre 2024. La famiglia Puglisi decide di organizzare un viaggio a Parigi per andare a trovare Maria e Matteo. Salvatore è consapevole del fatto che entrambi non vorrebbero ricevere questa visita in questo momento e di conseguenza fa di tutto per impedire il viaggio, cercando decine di scuse credibili. Marcello ha smascherato definitivamente Umberto e tutti sanno la verità sulla truffa che l'uomo ha organizzato. A questo punto Barbieri si aspetta che anche Adelaide prenda posizione, proprio come ha fatto Marta e come hanno fatto tutte le persone che sono venute a conoscenza della truffa. Per Marcello, però, è una delusione notare che Adelaide sembra essere ancora molto confusa sul da farsi e non si è ancora schierata contro Umberto. Questo lascia pensare che i sentimenti della contessa per l'uomo non siano mai finiti. Al paradiso, le Veneri decidono di far partecipare Michelino, il figlio di Mirella, alla nuova edizione dello Zecchino d'Oro. Molte sono entusiaste per questa idea e ritengono che sia ottima. Alfredo fa una proposta clara. Infatti vuole che partecipi ad una competizione importante e che si metta alla prova. Martedì, 12 novembre 2024. Clara scopre che Jerome sta arrivando a Milano ed attraversa quindi un periodo di crisi. Infatti non sa come affrontare l'allenatore con cui ha avuto una relazione mentre era a Parigi. Enrico continua a stare vicino a Marta, mentre lei prende sempre di più le distanze dal padre. Giulia viene a sapere che Marta ha lasciato il lavoro alla Galleria Milano Moda e a questo punto la voce diventa di dominio pubblico. Giulia si chiede cosa comporterà questa decisione, ed in effetti la Galleria Milano Moda sembra avere grosse difficoltà senza uno dei suoi volti di punta. Clara, intanto, prende una decisione definitiva per quanto riguarda la proposta di Alfredo sulla partecipazione alla competizione. Mirella chiede aiuto ad Elvira per dare delle ripetizioni utili al piccolo Michele. Alla fine, infatti, Mirella ha ceduto alla volontà delle Veneri e perciò il suo bambino parteciperà allo Zecchino d'Oro. In vista della competizione ha bisogno di una mano che Elvira accetta di dargli. Salvatore riesce ad impedire all'ultimo momento ai Puglisi di realizzare il progetto di partire per Parigi. Per il momento quindi la situazione è salva, ma Salvatore avverte Maria e Matteo che non sarà sempre possibile impedire i propositi di Ciro e Concetta. Mercoledì, 13 novembre 2024. Umberto incontra per la prima volta Marcello al circolo dopo i loro trascorsi a seguito della truffa Hofer. Marcello vuole evidenziare la sua vittoria, ma Guarnieri lo affronta giurando che si vendicherà, ora che lui gli ha fatto perdere tutto, compresa sua figlia. Ciro e Concetta hanno rinunciato definitivamente al viaggio, cosa che rattrista Concetta in maniera evidente. Ciro prova a rassicurarla dicendole che tanto, senza dubbio, ci saranno molte altre occasioni in futuro per organizzare il loro viaggio a Parigi. Michelino vive l'emozione del suo primo giorno di prove per lo Zecchino d'Oro, ed anche per le Veneri l'entusiasmo è incontenibile. Jerome, intanto, attira la curiosità delle ragazze con i suoi modi di fare. Clara comunica a lui e ad Alfredo la sua volontà di partecipare alla gara, anche se si tratta di una prova importante e lei potrebbe essere non sufficientemente preparata per affrontarla. Marta ha ormai lasciato una volta per tutte la Galleria Milano Moda e riceve già due proposte di lavoro interessanti. Marta non sa se è pronta a voltare pagina dopo tutto quello che è successo. Intanto Elvira, proprio mentre sta lavorando, accusa un lieve malore che però la costringe a fermarsi e a riflettere su cosa potrebbe essere successo. Giovedì, 14 novembre 2024. Adelaide propone a Marcello di partire per un fine settimana fuori porta, così da lasciarsi alle spalle la pesantezza delle ultime settimane. Marcello però non sembra gradire particolarmente l'idea e rifiuta, contrariato dal fatto che la contessa non abbia ancora preso una posizione dura e chiara contro Umberto. Elvira, intanto, continua ad ignorare dei segnali di malessere per andare avanti con la sua vita. Tutti però le fanno notare che sta trascurando la sua salute e che dovrebbe capire per quale motivo ha tutti questi malori. Mario e Roberto si lasciano andare ad un gesto affettuoso in pubblico, che va evidentemente oltre l'amicizia. I due pensano di essere in un luogo isolato e di non essere visti, ma non è così, perché in quel momento c'è proprio qualcuno che li sta guardando. Jerome e Alfredo cercano di creare un legame per collaborare insieme e portare Clara alla vittoria.
Le differenze caratteriali però emergono in maniera molto chiara e i due capiscono subito che non vanno affatto d'accordo. Durante la gara, Clara subisce un infortunio che potrebbe condizionare la sua carriera o le sue future gare. Venerdì, 15 novembre 2024. Giulia Furlan mette in difficoltà Odile e quindi anche la ragazza inizia a farsi delle domande sul suo futuro nella Galleria Milano Moda. Marta sta per diventare direttrice di un'agenzia pubblicitaria, mentre Adelaide decide di affrontare Umberto e lo invita a lasciare una volta per tutte Villa Guarnieri. Umberto acconsente, ed Adelaide fa sapere tutte le novità a sua figlia. Intanto si scopre il risultato delle prime audizioni di Michelino. Mirella affronta Elvira e le fa notare che molto probabilmente i suoi sono i sintomi di una gravidanza. Anche Elvira ne è convinta ed ha molta paura. La relazione di Roberto e Mario è minacciata dalla persona che li osserva segretamente, mentre Jerome rinvia la partenza per Parigi, colpito dall'infortunio di Clara. L'allenatore vuole attendere l'evoluzione della situazione prima di partire. Intanto Matteo torna da Parigi con degli aggiornamenti piuttosto importanti che hanno a che fare con la sua relazione con Maria e, nonostante tutto, finisce per confidarsi con Marcello. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Elvira è davvero incinta e che cosa succederà? A voi i commenti!